Noi oggi stiamo preparando un altro servizio sulla Sardegna, ok? Che dimostra, dimostra il contrario di quello che è scritto sul giornale. Vedremo dopo, non stiamo noi a decidere dire ma che fa male, allora fa è meglio male. Lasciarli perdere questi qui. No, vede, hanno allora, già l'articolo già pronto. Non abbiamo articoli pronti. Se tu dici che è contro questo l'articolo del giornale. È contro quello che pensa il direttore dell'ARPA, ma non lo dice Luigi Perazza. No, capisci qual è il discorso? Ma secondo te noi non eravamo e siamo. Ma questi sono tutti malati rispetto queste persone. A quello che viene. Ma siete malati a lavorare qua negli altri paesi con la messa in bando di questa. No. Ed è per quello che abbiamo insistito perché l'azienda tutti gli anni facesse queste analisi per capire un attimino qual era il punto di esposizione. Però da lì a dipingere questa azienda come, voglio dire, la principale protagonista di questo tipo di reato, passami il termine, non è così. Non è così, noi facciamo le analisi in questa azienda, i lavoratori si sottopongono alle analisi. Se ci sono delle preoccupazioni, ogni anno c'è un incontro con il medico che ha sempre spiegato agli RLS, all'RSU, quali sono le implicazioni di una sostanza, che ahimè non è scientificamente così provato, no, che sia. Sicuramente non fa bene, fuori di dubbio, nel senso che è meglio, io dicevo, è meglio abitare a Campassi piuttosto che abitare a Spinetta Marengo, perché a Campassi ci sono le pecore, quindi uno può respirare l'aria pulita. Però non è come viene rappresentata questa società e i lavoratori di questa società, perché qui c'è gente che lavora con coscienza. Per quanto riguarda i lavoratori di questa società, noi non abbiamo mai fatto passare il messaggio con il... Questo me lo permetta? No, però sulla società abbiamo puntato il dito con delle prove, quello sì, sulla società, ma non sui lavoratori. Nessuno però di noi ha detto che sono dei delinquenti. No, io ti ho detto alle famiglie che stanno a casa. Per come è stato rappresentato il servizio, sicuramente quell'apertura è un'apertura. Passare in termini. Mi dispiace, che pensate che noi ce l'abbiamo con gli operatori. Questo mi dispiace. E anche che noi vogliamo far chiudere la fabbrica, questa mi sembra veramente la più grossa. Comunque, va benissimo. Noi stiamo preparando quel servizio, stiamo cercando gli argomenti dove documenteremo che il PFA trovato dentro il sangue di molti operai che lavorano in questa fabbrica è superiore ad un limite, ok? E potrebbe far male alla salute. Punto. Il prossimo servizio documenterà quello. Noi siamo preoccupati. Allora, se documenterete una capisce che è meglio. Noi siamo preoccupati, capisce? Nel senso che... Io sono d'accordo con voi che per fortuna avete speso dei soldi e avete fatto mettere in regola questi signori, ma sono meno male. Certo. Però, allora, se c'è un punto interrogativo, non è meglio andare a fondo e eliminarlo? Certamente. Insieme, vediamo, ok, sì, c'è anche una remota possibilità, perfetto, visto che c'è una remota possibilità che questa signorina lavorando si ammali, la togliamo questa remota possibilità, noi questo vorremmo, non far chiudere la fabbrica. Però l'immagine che avete dato con quei servizi qui, non c'è uno che trova concordia rispetto a quello. Non c'è uno che trova concordia adesso, ma va bene, noi rispettiamo quello che si è vista, va bene. Non le intenzioni, intenzioni. Ma lei quando vede la televisione poi dipende anche... come la vede che sì, informazioni che fanno, no? Poi, il montaggio che fanno, no, ma guardi che tagliano i pezzi, li aggiungono. Guardi che adesso, per carità, il montaggio è a disposizione dell'autorità giudiziaria, quindi mai, e siccome lo sappiamo già che ce lo chiede, mai mettiamo una frase al posto di un'altra. Sì, attribuito un'altra. Ma no, ma perché se poi l'autorità giudiziaria ce l'ha, non siamo così stupidi, mi creda. No, ma è veramente, se vedete il i tagli... Che passate gli altri per stupido. No, se vedete i tagli, semplicemente perché non può il servizio durare 3 ore, ci ha detto che è durato solo 15 minuti. È già tanto. Però noi siamo qui oggi, siamo venuti perché sapevamo che c'era questa riunione, avevamo un orario sbagliato, per pazienza. Vi hanno informato male, la prossima volta vi diamo il nostro numero di telefono, però, ce lo chiedete a noi, vi informiamo però noi. Però facciamo una cosa allora, davanti agli operai. Noi venerdì, ok, se ce la facciamo a girare tutto, noi venerdì mattina chiederemo un appuntamento ancora con la Sorrento. Sì. Vogliamo che siate presenti anche voi, come sindacati, ok? Proprio a tutela dell'operaio, del lavoratore. Vi faremo vedere questi dati e poi voi trarrete le vostre risoluzioni. Voi la fate.